Mi sembra opportuno anche un rapido affondo sul sistema sanitario, che nei mesi a venire sarà oggetto di riflessioni, anche con il supporto di autorevoli esperti, che ringrazio per la loro disponibilità, per far tesoro dell'esperienza maturata, per renderlo ancora più capace di rispondere ai bisogni delle persone e dei territori, per non lasciare nessuno da solo, per essere tutti più sicuri, per continuare ad investire in quell'eccellenza unanimemente riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale. Nella fase post-emergenziale due priorità guideranno il percorso di lavoro: prepararsi a fronteggiare una eventuale seconda ondata del virus in autunno, assicurare la piena efficienza della sanità ordinaria garantendo la tempestività della diagnostica, della prevenzione e delle cure. L'articolo 2 del DL 34-2020 prevede per la Lombardia una dotazione di 1.446 posti letti strutturati di terapia intensiva ed ulteriori 704 letti di terapia semi-intensiva, almeno per metà dei quali che possono essere tempestivamente riconvertiti in terapia intensiva. La rete ospedaliera sarà perciò organizzata sulla base di livelli di bisogno diversi, attivabili in successione nel caso si riproponga un'emergenza. Sono state individuate 16 strutture ospedaliere che abbiano rapporti di collaborazione strutturali con unità di degenza per la gestione della fase post-acuta della malattia, così da soddisfare le esigenze riabilitative, specie respiratorie, dei pazienti Covid. In caso di recrudescenza dell'epidemia, le due strutture temporanee realizzate presso gli enti Fiera di Milano e enti Fiera di Bergamo costituiranno una importante risorsa. In particolare, l'ospedale costruito in Fiera verrà costantemente manutenuto per garantirne la rapida attivazione qualora fosse necessario. Questo piano di emergenza è stato approvato dal Governo nazionale. Sul fronte della medicina territoriale stiamo lavorando ad una revisione profonda. Un primo importante passaggio è già stato avviato con la recente delibera di giunta che mette a disposizione 176 milioni per la sanità territoriale per assumere 1.600 infermieri di comunità, completare il reclutamento delle USCA, ne sono previste 200 in Lombardia per le attività di assistenza domiciliare integrata e per i nuovi assistenti sociali. Ed insieme vogliamo fare investimenti consistenti nell'edilizia sanitaria per dotare i nostri territori di strutture all'avanguardia, sia da un punto di vista edilizio che da quello tecnologico-scientifico.